Ciao a tutti, bambini, questo è Electric Apu. Giulio. Ciao. Giulio è con noi perché oggi facciamo una challenge. Questo è Giulio Apu. Sai qual è un ottimo regalo di Natale, Giulio? Acquistare uno dei fantastici costumi della linea Mizu della collezione Arena Electric Apu, che potete acquistare nel link qui sotto in descrizione, per lui, per lei. Una cuffia, perché no? Non ho mai fatto neanche il regalo di compleanno. Ti faccio un costume o una cuffia? Una cuffia. Ti faccio una cuffia da tenere a casa. La cuffia Mizu, bellissima. Le vedete in sovraimpressione. Edizione super limitata che durerà fino a Natale e magari si affermerà anche per il corso dell'anno, ma so soltanto che per ora sono scontate. Torniamo al video! Allora, signori, questo sarà molto semplice. Noi abbiamo 6 Pokémon scartine a testa, ok? Con questi 6 Pokémon scartine, noi adesso li andremo a scambiare nei Wonder Trade. Quindi scambi quelli, come si chiama? Prodigiosi in italiano. Scambio prodigioso. Magico, scambio magico. Quindi non sappiamo cosa arriverà. I 6 Pokémon ottenuti attraverso scambio magico li porteremo in un combattimento, io contro di Giulio. Allora, le regole sono anche che non possiamo insegnargli mosse, non possiamo dar loro oggetti, bacche, cose. Così come arrivano, le usiamo. Giusto, Giulio? Esatto. Giusto, sei tu che hai inventato il gioco. Fatelo con i vostri amici e fateci sapere come va, chi viene distrutto e se avete avuto fortuna o meno. Inizierei. Nel caso, nei prossimi video, se dovesse piacervi questa tipologia di video, fatecelo sapere su Instagram, i nostri nomi appariranno qui in sovraimpressione e magari potremo sfidare in questa tipologia di gioco uno di voi. Esatto, o proprio in lotte competitive da parte mia. Okay. Detto questo, io sono connesso a internet, quindi inizierei. Aspetta. Surprise trade. Ok, mi muto. Vadi. Muta tutto, perché non devi sentire neanche me. Ok, intrattengo io per me stesso. Esatto, per te stesso. Ok. Iniziamo con il primo Rookie D. Scambiamo il primo Rookie D. Come non posso scambiare i Pokémon nel mio party? Vediamo che quanto ci vuole all'incirca per un Wonder Trade. Speriamo non troppo, perché ne dobbiamo fare 6. Allora, ragazzi, ora sono connesso a internet. Come potete ben vedere, ho una squadra di 6 scartine di Eevee e le andremo a scambiare tutti quanti. Speriamo che esca qualcosa di buono, perché vi ricordo, non posso scegliere un Pokémon della squadra, perché vi ricordo che questo gioco si basa tutto sulla fortuna. Quindi il primo Eevee è stato scelto, vediamo cosa mi arriva. Fra l'altro è lunghissima questa procedura, perché ora che trovo uno scambio, il primo Eevee se ne sta andando e mi arriva. Fra l'altro guardate che bella la Pokéball, cioè benissimo. Ok, questo è tipo il Pokémon soldatino Phalanx. Oh, già il primo è stato completato. Attenzione, chi avremmo ricevuto? Un Charmander. What? You never play Tuber Simulator? Io mi raccomando, però ricordati l'ordine dei della squadra. Perché? Sarà anche quello della tua squadra. Ma no. No, dopo fai strategia. No, che strategia? Ma sì, che fai strategia. No. Sì. No. Sì, non mi interessa. Adesso perché tu vuoi fare il furbo. Chissà che cosa hai ricevuto. Ma non schifo i due che ho scambiato finora. Dai, su. Purtroppo uno stupidissimo Charmander con graffi e ruggito soltanto. Maledizione. Va bene, prossimo. Ok, raga, sta andando anche il secondo. Vediamo cosa mi arriva. No. No, per me questo è livello 1, ragazzi. Questo è livello 1. Questo secondo me è uno che voleva fare il Dragapult competitivo. Scambio completato, attenzione. Chi arriverà questa volta? Un orsetto di cui non mi ricordo affatto il nome. Stuful. È buono. Lotta, se non sbaglio. O normale. Ah! Lo stai inviando a un cinese, giapponese, coreano? Mimikyu! Oh, dai! Anche questo sarà livello 1, perché sarà probabilmente competitivo. Terzo uccellino spedito, vediamo chi arriva. Arriva un coreano barra giapponese, penso sia giapponese. Un ragnetto d'acqua, insetto acqua. Può far comodo come tipologia da aggiungere, dai, perché no? Araqua. Ciao Eevee, a Chris! Vediamo Chris cosa mi scambia, dai Chris, scambiami Charizard al 100. Oh mio Dio, Ralts. No. Che schifo, Ralts. Quarto uccellino spedito, chi arriverà questa volta? Mimikyu! What? What? Mamma mia, Giulio. Giulio se la vedrà brutta. Sicuramente non avrà danza spada, ok, però è sicuramente un'ottima aggiunta a questa squadra. Sì, non ha attacchi proprio da paura, ma ok, dai. Un altro Ralts, ragazzi, ma dai, ma che palle.
Maledizione, guardate sto Ralph cinese. Mi è arrivato un Ralph cinese, pure tarocco il Ralph. Il fatto è che se vi foste messi a fare questi surprise trade all'inizio del gioco, avreste ricevuto soltanto Pokémon un po' discutibili, quelli che si trovano all'inizio, Magikarp, uccellini, come sto facendo io. Ma ora che è passato un po' di tempo dall'uscita di questo gioco, la probabilità di ottenere scarti del breeding è più alta. Per questo è arrivato Mimikyu che un Charmander a livello 1. Sono uova aperte. Vedete un Sobel! Un Sobel! Qualcuno sta bridando i Sobel, a quanto pare. Ok, raga. Anche l'ultimo Eevee se ne sta andando. Vediamo chi mi arriva. In questa Pokémon... questa qui è la Pokéball più bella che ci sia. Mi sembra sia la Dream Ball. L'uccellino. Ok, che schifo. Ultimo uccellino, signori. E l'ultimo chi sarà? Aishkyu! Non male, questo Aishkyu potrebbe avere delle abilità uovo se lo stanno bridando. E questa in realtà è una cosa molto positiva, perché penso che mi basti questo per distruggere Giulio, se hai le abilità giuste. Ci sei? Ci sono. Allora, schiaccia Y intanto, fai Link Battle, sì. Vuoi fare doppio o singolo? A dire singolo. Sei sicuro? Dura di più, eh? Ma sì, dai. Allora, il codice sarà 7-6-4-4 7-6-4-4 Single battle, vai. Ma tu che Pokémon ti sono arrivati? Ti sono arrivati anche te quasi tipi figliate. Sì, anche a me sono... No, a me non tutti. A me tre non sono di figliate, di sei. Secondo me a me tre, sì. Tre sono di breeding, di scarti. Misu contro Ciulietto. Facciamo le single battle normal rules, cioè porta tutti al 50 e tutto qua. Let the battle begins. Adesso qui tu potrai vedere i miei Pokémon schiacciando X e io i tuoi. Dai, un draghetto, un Phalanx. Un cristo di Phalanx. Charmander, Sobble, tu hai un team fortissimo. No, ma tu hai un team fortissimo, solo Ralts e Rookie D fanno cagare. Vabbè, c'hai due Ralts. Però il draghetto... Il draghetto è top, Mimikyu è top. Poi c'hai Phalanx che è super top, perché è come se fosse voluto, nel senso che quello sarà quello che mi creerà più problemi in assoluto. Sì, ma tu hai Charmander, hai un Sobble. Oh, Jesus. E che io non so con cosa partire. Qual è uno difensivo dei miei? Non so che dirti, perché da prima evoluzione fanno tutte cagare. Vabbè, io dico che è questo qui. Io parto con lui, poi faccio entrare tutto il resto. Imparerai così, Giulio, con i Wonder Trade casuali. Ah, Ciulietto, hai visto io la faccio un po'... un po' fuori luogo, come dire. Chi lancia Ciulietto? Ah, te l'hanno mandato dalla Corea questo, praticamente. O dalla Cina, perché c'era un sacco di ideogrammi complessi. Ma che ne so, penso sia Cina, comunque. Allora, che mosse ha? Bene. Ok. Che mosse ha? Ruggito e incantavoce. Vabbè, questo qui è un Pokémon sacrificabile. Ok, ok. Vediamo un po'. Adesso mi farei un male cane, scommetti. Mm-hmm. No, no, no. Acquanello, cosa fa? Acqua Ring Boy. Questo mi cura man mano durante i turni. Ma il tuo singolo o tutti? No, solo il mio. Vabbè, ma ci stai mettendo troppe. Che scelta di mosse hai? Infinita. No, però ce n'ho quattro. Questo qua mi è uscito con quattro mosse. Ruggito. Il mio attacco è stato abbassato. Soltanto perché Ralts è diventato folletto, guarda. E quindi non è super efficace. E vabbè, allora continua così. Eh sì, devo puntare a far sì che tu non faccia che io non faccia più danno. Esatto. Solo che non si riduce. Mio Dio, fanno proprio cacare i Pokémon che ho di là. Cioè non è che fanno cacare, le mosse che hanno. Bene, un altro ruggito. Cosa devo fare, però? Cosa ti faccio? In realtà per ora è un'ottima strategia, se non che... cioè, funziona molto piano piano. No, il problema è che se avessi un'altra mossa che dice... Tu c'hai soltanto voce disarmante, lì disarming voice, e questo. Sì, esatto. Okay. Ma il mio scopo è sacrificare questo Ralts... per poi puntare tutto sul prossimo? Per poi no, puntare che questo qui, anche se un giorno arriverà a sopravvivere, morirà istante, cioè, capito? Secondo me non ti uccido con questo. Sì, invece. Intanto il mio attacco adesso è a terra e ho soltanto attacchi fisici. Allora... quale Pokémon lancerà Ciulietto? Vai. Come si chiama? Mini Sange?
Minisange, conto su di te, Minisange. Beccata. Oh, è super efficace, perché è vero, sono un insetto. Ma come fa a avere così tanta difesa? Non ha tanta difesa, no, sono io che... È Ralz che sono inutile. Il suo dovere. È Ralz dall'oltretomba. Araqua, torna indietro. No, dai. Vai, cicimpunkupunku. Ice Face, boy. Mi hai rotto la Ice Face. Sì, ma questo qui è OP, è anche un meta questo. In realtà non proprio. Gli attacchi speciali lo colpiscono, non è come Mimikyu che c'ha tipo sostituto fisso. Powder Snow, bebè! Madonna il male. Cos'è quello? Mi abbassi la difesa o l'attacco? Cos'è? La difesa. Ah! Baga! Mini Sanji! Mini Sanji ora fa una brutta fine. No, Mini Sanji, torna via. No, Mini Sanji, dove vai? Phalanx, ottima scelta. È che io non so neanche le debolezze. Questo qui magari è debole al ghiaccio. No, è di lotta, è più forte contro il ghiaccio. Ma è di lotta, sai com'è? Averci le mosse. Non c'hai le mosse di lotta? Fanno schifo i miei Pokémon. Non c'hai le mosse di lotta? Opeo, che ti devo dire? Guarda, sembra un culo il mio Pokémon. Ce l'ha l'abilità nessuna ritirata, non retreat. Boh. Come faccio a vederlo? Non posso, ho già scelto l'attacco. Too late, boy. Invece ce l'ha una mossa di lotta. Zozzo! Ti ho ingannato! L'hai ritirato! Torna indietro, pinguino! Chi è? La mia arma segreta. È la tua arma segreta? Ah, Endure ti fa resistere con un HP se lo fai. A quello serve Endure. Schiaccia Y per leggere cosa fanno gli attacchi. Uffa. Ma io non posso fargli niente al tuo Mimikyu. Ti dirà Maxi? So. Se ne va. Eh sì, per forza, non ho neanche un attacco efficace. Drippy? Ottima mossa. Non ha effetto! Non ha effetto perché è spettro. Maledetto. Che figata, tutto calcolato. Sì, sì, non sono sicuro. Boo! Ma... Oh, mi fa pure tentennare. Boo! Oh no, il mio collo! Cos'è successo? Perché? Perché funziona così, Mimikyu. Me l'hai già chiesto pure l'altra volta che stavo giocando online. Ma no, non vale. Ma io non lo so. Ma più che altro c'è un problema ora. Cosa? Il mio drago è morto. Sì. Sono tutti morti i miei Pokémon. Ma non sapevo che fosse va? Non sapevo che fosse spettro sto drago di merda. Ralts. Sacrificabile, Ralts. Sì. Oh, Mimikyu è davvero OP sempre. Allora, non giocando troppo a Pokémon. Ah, male. Per me, guarda, ha lo stesso nome. Però i nostri Mimikyu sono identici. Ma perché quello vuol dire Mimikyu, secondo me. Sì, ma scambiati nello stesso momento. Quello era uno che lanciava via. Che stava lanciando via i Mimikyu. Stava lanciando via i Mimikyu. Perché attacchi prima tu? Oddio. Però il tuo resiste. Come ho flinciato? Eh sì, tentenni, scusa, sgomento quello fa. Che farai ora, eh? Ci sto pensando. Sì, ma ci stai pensando, i miei Pokémon. Torna indietro, Mimikyu. Non hai molto da pensare. Vai, orzetto! Questo mo che cacchio fa? È normale in lotta? Non ha effetto. Bebè! Allora, cosa usiamo contro sto scemo? What's up, bebè! Guarda, quel K-popper di Giulio oggi verrà sconfitto. Ma per forza! Oddio! Muoio! Madonna la difesa! Vai, Mizu, è carica! Rock Smash! Au! Dolore! No? Mi fa malissimo questo. Ma i coglioni, se ce n'hai di difesa. Torna indietro, orsetto! Tanto giocherai Mimikyu. No. Prevedibile. Solo che non ha effetto niente contro il Mimikyu. Ah, allora.
È l'unica soluzione. Via giocare il mio Mimikyu. Che però non ha il collo rotto, quindi un attacco dovrebbe sopravvivere. Giusto? Esatto. Perfetto. Però adesso siamo a parità di velocità, quindi tocca vedere chi attacca per primo. Penso che siamo a parità di velocità, dipende dagli IV. Da quale è stato scartato? Io ero più veloce perché non... No, allora, se abbiamo un pareggio di velocità è tipo lancio della moneta, 50-50. Se invece tu hai IV più alti in velocità o una natura che predilige la velocità, però suppongo che se siamo nati dallo stesso giapponese, abbiamo entrambi la stessa natura e parti comunque prima tu. Ah, don't die! No! No! Questa farà malissimo, magari mi fai un male cane. Infatti mi fai molto più male. Allora, qui me la devo giocare bene. Se siamo a parità di velocità, però non penso, penso che tu sia più veloce di un punto, capito? Dipende proprio da IV in velocità. Siamo due scarti di un breeding, pensaci. Siamo due scarti, uno può essere stato scartato perché aveva la velocità che faceva cacare. Ciao, Mimikyu. Bene, ragnetto, è ora che ti dai da fare. Allora, in teoria il mio è più veloce. In più il tuo ragnetto non dovrebbe farmi una cecca, poi questo ti fa tentennare. Oh, Jesus, fa malissimo. Invece non tentenni, porca. Ci sarà una percentuale. Quanto bassa quella percentuale? Secondo me quale potrebbe essere? Ah! Uno! Dai, con uno! Che culo! Ah, Jesus! Ma dai, non mi hai fatto niente! Ma non ti ha fatto niente perché il mio Ralts ha fatto il suo dovere all'inizio. Sì, però comunque si resetta quando torna nella Pokéball. Vuol dire che c'hai pure la difesa alta. È vero, conta si che, resetta? Ricordati sempre che Mimikyu è un Pokémon che non è evoluto. Quindi hai parametri buoni, punto. Invece i Pokémon non evoluti c'hai parametri... Ma cosa ne so che si resetta? Io non lo sapevo che si resettasse. Questa è la mia ultima speranza, perché poi non ho più attacchi di tipo. Staffel. Maledetto! Ti prego, uccidilo! Oh! Ti prego, uccidi qualcosa! Fai l'attacco normale, per forza. Oh mio Dio, sono... Muoio. Porca. Speriamo. Ma non è detto, basta. Sì, ho perso. Ti giuro, non ho attacchi normali. La mia ultima speranza. No. Qual è la tua ultima speranza? La mia ultima speranza. No. My last hope. Pinguino. Però, sai che c'è caso che attacchi prima il tuo del mio? No, è più veloce per forza il mio. Perché? Ha proprio gli stat più veloci senza il ghiacciolo. 135 di velocità di base. Ah, ma mi batti col pinguino, eh? Dipende, perché tu hai molta, molta difesa in Dynamax. Io non penso che il pinguino abbia un attacco della miseria. Pinguino, ti prego, attacca per primo. Ah, ma attacca per primo sì, dai. Se non attacca per primo, che schifo era. Dai. Oddio. Sì. Ma dai, non è niente! Sì. Non è niente! Ah, damn! Però mi hai messo la grandine. Oh, no. Sì, no. Sì, no, torna la testa. Sì. Ma è voluto? Torna la testa quando lanci la grandine. Yes, vabbè. No, vabbè, illegale. Però non la posso più rilanciare sicuramente la grandine. Quindi devi morire al prossimo colpo o con la grandine tra un paio di turni. Wow, quindi avevo due attacchi gratis. Eh no, il prossimo tocca che muori. Oh mio Dio! È più emozionante di quanto pensassi. Ice Face, bebè! What? Max Guard? Vabbè, stai soltanto perdendo tempo, capito? Sì. La grandine ti ucciderà piano piano. Ma va bene così, adesso tu non sei più Dynamax. Sì, sei riuscito a resistere il Dynamax del pinguino solo con un Pokémon, quindi alla fine è un bene. Tre turni sono andati. C'è solo un problema. Chi ti è rimasto? Tutti i miei sono morti. Nel senso che hanno poco sangue. Eh sì. E questo è debole al ghiaccio, quindi ciaone. Ma li ho tutti deboli al ghiaccio, uno è il drago. E nessuno può essere più veloce di questo pinguino adesso. No. Buonanotte, Mini Sanje. Rip Mini Sanje, povero Mini Sanje. Rip. Perché Mini Sanje? Mini Sanje.
Phalanx. Eh no, Phalanx resiste al mio attacco. Ma poi tu comunque ne hai due, cioè vuoi che non... Eh sì, però i prossimi combattimenti non saranno così avvincenti, ti assicuro. I due sì, che ho... Sì, ma che c'entra? Mori, va. Sto pinguino del Kaiser mi ha fatto perdere. Ma io me l'ho scordato completamente da Dynamax quando ho visto il tuo diventare gigante. Vai, Memmeon! Chi è Memmeon? Oddio. Tu ti è rimasto Phalanx e chi altro? È un Dragapult morto. Oh! No, con due di questi mi ammazzi. Ma non ti ammazzo, ma... No, hai vinto, Giulio! Ma che ho vinto? Sì. Ma come faccio? Dragapult, non posso colpirlo. Perché? Perché non ho più mosse di tipo, tutte mosse normali. Oddio, va a vincere Phalanx! Dai, Phalanx! Il Pokémon sedere in successione. Sembra uscito dai Looney Tunes, Phalanx. Ti ricordi il marziano nero? Sì, è vero. Sono tutte testoline del marziano. Charmander, una difesa assurda, davvero. Importante la difesa di Charmander. Wow! Va a vincere Phalanx. Madonna, Phalanx! Buonanotte. Bravo, Charmander, hai fatto cagare. Gli unici due Pokémon miei utili sono stati il pinguino. Ma ho vinto? Sì, hai vinto. Mamma mia, il K-Popper! Il K-Popper! Allora, io ho avuto due Pokémon utili, Mimikyu e il pinguino. Tu hai avuto Mimikyu e Phalanx. Fondamentalmente sta tutto lì, nel ricevere quei Pokémon lì che ti cambiano la partita. Signori, il prossimo video, se questo video va bene, riceve quanti like posso permettermi io, Giulio? Non ho idea. Io perché non chiedo mai like, quindi adesso però mi servono per capire. Se questo video riceve almeno 2000 like, sono buono. Questo video fa 200 commenti. Sì, 2000 like. Prossima volta facciamo la stessa cosa però in 4. 2 contro 2. Io e Giulio conto altri 2. Conto. Contro. Altri 2. Questo è quanto per questo video. Adesso qui appariranno dei video cliccabili se non vi è bastata questa dose del vostro caro zio Peo di quartiere. Il pulsantone iscriviti. Se non sei iscritto, beh, fallo. E soprattutto la campanella. La campanella è davvero importante in questo mondo. E se gli dai un bello schiaffetto sono contento. Io torno a dormire perché sono malato e ciao.